Un saluto a tutti i telespettatori della trasmissione, la rassegna stampa di Le Fonti Liga al TV, che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguire con costanza e assiduità questo ormai appuntamento periodico con la rassegna stampa, che è una trasmissione che si prefigge, come già saprete, di effettuare una veloce rassegna di quella che è l'omonima rivista Legal, che potete trovare ogni mese in edicola nel tradizionale formato cartaceo oppure online nel formato digitale. Come di consueto andiamo a guardare insieme la copertina del numero di ottobre della rivista Legal per poi effettuare una veloce rassegna dei principali articoli presenti nella medesima rivista, andando ad approfondire il contenuto di quelli appunto più salienti. Iniziamo con la lettura della copertina di Legal di ottobre, una copertina dedicata all'avvocato Salvatore Trifirò, il quale ci parla del ruolo dell'avvocato del lavoro dagli anni di piombo ad oggi. Andiamo a leggere insieme il titolo e l'occhiello. Il ruolo dell'avvocato del lavoro dagli anni di piombo ad oggi. Il giuslavorista Salvatore Trifirò racconta l'evoluzione della professione dal periodo delle Brigate Rosse, in cui è scampato a due attentati fino ai giorni nostri. Sempre andando a guardare la copertina del numero di ottobre, che potete ancora trovare in edicola, all'interno della stessa vi è un approfondimento su quelle che sono i giuristi d'impresa. Infatti, leggiamo: specializzazione, cresce il peso dei giuristi d'impresa. E poi un articolo dedicato invece a marchi e brevetti, quindi ovvero la tutela del know-how nell'era digitale. In copertina, inoltre, come ogni mese, si fa riferimento alla relativa classifica che puntualmente viene stilata dalla redazione Legal. Nel numero di ottobre troveremo la classifica degli studi legali più attivi del TAX. Iniziamo a guardare all'interno, andiamo a sfogliare la rivista Legal, partendo dal sommario, dove abbiamo appunto le principali sezioni, quali scenari, protagonisti, mercati business, penale e fisco, banking and finance, imprese, lavoro, professione, avvocato, per concludere la stessa. Passiamo alla prima sezione, nella sezione scenari. Velocemente troviamo appunto un articolo che approfondimento sul piano del governo e soprattutto su quello che sono i cambiamenti relativi alla giustizia. Andiamo a leggere insieme il titolo: Il piano del governo, ecco come cambierà la giustizia. Procedendo oltre, nella sezione protagonisti invece troviamo un articolo intervista dedicato a Salvatore Trifirò, che, come già detto in apertura, è l'articolo a cui è stato dedicato la copertina di Legal del mese di ottobre. Andiamo a leggere insieme il titolo e il relativo occhiello: dagli anni di piombo ad oggi, come cambia il ruolo dell'avvocato. Il giuslavorista Salvatore Trifirò racconta l'evoluzione della professione dagli anni delle contestazioni in cui è scampato a due attentati delle Brigate Rosse fino ai giorni nostri. Ovviamente all'interno della rivista troverete tutta la corposa intervista che è stata appunto realizzata dalla nostra redazione. Proseguendo oltre, andiamo alla sezione invece mercati e business, nella quale sezione troviamo, come già anticipato in apertura, con richiamo anche in copertina, un articolo dedicato alla tutela del know-how nell'era digitale e quindi ai brevetti e marchi. Poi, proseguendo oltre, abbiamo invece la sezione penale e fisco. Per quanto riguarda la sezione penale e fisco, nel numero di ottobre troviamo la classifica, in questo caso, degli studi legali più attivi nel TAX. Ebbene, soffermare l'attenzione sul contenuto di questa sezione, proprio perché l'oggetto di questa sezione è proprio la classifica degli studi legali più attivi nel TAX. Ebbene, ricordare che le classifiche sono una rielaborazione da parte del Centro Studi di Le Fonti e da parte della redazione Legal sulla base di quelle che sono le operazioni più rilevanti che sono comunicate da parte degli studi legali più attivi nell'ambito del periodo di tempo considerato. Nel caso specifico, il periodo di tempo che è stato considerato dalla nostra redazione sono i primi 9 mesi del 2018, ovvero da gennaio fino a settembre del 2018. I criteri utilizzati nella valutazione degli studi legali presi in considerazione sono il numero delle operazioni concluse, il controvalore, la tipologia, il cliente, il team, ovvero il numero dei professionisti coinvolti,
coinvolti ed infine le tecniche legali utilizzate. Dunque, andiamo a leggere insieme, come vi stavo come abbiamo già anticipatamente visto, quello che è il titolo dell'articolo dedicato al penale fisco, gli studi legali più attivi nel tax. Di Tanno e associati, Dentons, Pavia e Ansaldo in cima alla classifica di Le Fonti Legal sul settore fiscale, dall'M&A all'immobiliare, al contenzioso tributario, all'assistenza alle imprese nei rapporti con l'amministrazione, finanziaria. Crescono gli affari dei fiscalisti. Andiamo dunque a vedere, fatte queste premesse, andiamo dunque a vedere quelli che sono gli studi legali più attivi nell'ambito del tax in base appunto alla nostra ricerca effettuata durante tutti questi 9 mesi da parte della redazione Liga. Dunque, come potete vedere dal grafico, in prima posizione tra gli studi legali più attivi in questo settore vi troviamo Di Tanno e Associati con il 22,1% delle quote di mercato complessiva. Segue in seconda posizione anche Dentons, che chiude con un 15,2% rispetto alla quota complessiva di mercato delle varie operazioni prese in considerazione, per poi chiudere con Pavia e Ansaldo con un 12,3% e infine in ultima posizione abbiamo inserito anche Adverti, perché è uno studio che comunque nell'arco dei primi 9 mesi del 2018 ha effettuato importanti operazioni chiudendo con un 9% rispetto al mercato complessivo. Mentre per quanto riguarda invece gli studi legali che nel settore del tax hanno perso terreno in questi primi 9 mesi del 2018, vi troviamo nomi importanti come ad esempio Maisto in prima posizione, abbiamo Maisto, poi Bonelli Arede, Fantozzi e Gianni Origoni. Sono studi importanti in materia, sono studi molto importanti in quanto sono fortemente specializzati in materia fiscale, ma che comunque nell'arco dei primi 9 mesi del 2018 non hanno comunicato operazioni particolarmente rilevanti da entrare nella nostra classifica. Ripetiamo naturalmente che questi grafici riguardano tutte le operazioni che sono concluse da parte di questi studi nei primi 9 mesi del 2018. Quindi andiamo a riassumere complessivamente quello che è lo scenario degli studi legali più attivi o meno attivi nei primi 9 mesi del 2018 proprio nell'ambito del tax. Come possiamo vedere dal grafico, questo è appunto, sono gli studi che hanno guadagnato terreno oppure che hanno perso terreno in questi mesi. Proseguendo oltre la lettura della rivista, abbiamo ovviamente poi all'interno troverete sempre tutti gli approfondimenti necessari, quindi con i vari grafici proprio correlati alla classifica degli studi più attivi nel tax. Proseguendo oltre, nella sezione successiva abbiamo Banking and Finance, una sezione in cui troviamo un articolo di apertura che riguarda l'arbitro bancario finanziario e gli obiettivi centrati proprio da quest'ultimo. E per chiudere abbiamo infine la sezione imprese e lavoro. Nella sezione imprese e lavoro si parla del decreto dignità e quindi di quanto effettivamente il decreto dignità sia un decreto legge controverso che ha trovato numerose critiche, lo si enuncia anche, lo si deduce anche dal titolo dell'articolo di apertura della sezione imprese e lavoro, dove andiamo a leggerlo insieme. Decreto dignità, alle imprese conviene il turnover. Io ovviamente concludo salutandovi e ringraziandovi ancora una volta per averci seguito, e restate qui con noi con la programmazione sulle Fonti TV.